L'assessore comunale di Pescara Alfredo Cremonese annuncia la realizzazione di 200 nuovi parcheggi che compenseranno quelli soppressi in seguito ai lavori lungo Viale Marconi. Cremonese afferma che con il sindaco Masci e l'assessore Mascia ha incontrato i commercianti, i quali hanno evidenziato le proprie perplessità sui lavori e le quattro corsie di Viale Marconi. Uno dei problemi che hanno posto è stato proprio quello dei parcheggi. Ricordare innanzitutto per correttezza che il progetto di Viale Marconi è un progetto che è diventato definitivo nel maggio 2019. Questa amministrazione responsabilmente ha preso in mano questo progetto e ha semplicemente attuato ciò che è stato fatto prima. Con grande stupore ci siamo resi conto però che il progetto originario non aveva visto coinvolto i commercianti della via, e per questo mi sono subito recato dai commercianti con una serie di incontri sia personali che con alcuni di loro per capire quali erano le problematiche e verificare la possibilità di risolvere alcune di queste problematiche. Tra queste problematiche c'è quella dei parcheggi. Ma sì, uno dei problemi che maggiormente mi sono stati esposti sia a me che al sindaco che a Luigi Alboremascia, voglio ricordare che abbiamo tutti lavorato in team insieme all'amministrazione e ai presidenti delle commissioni competenti, è stato proprio quello relativo ai parcheggi. E sui parcheggi abbiamo da subito chiarito che il progetto originario prevedeva, venivano tolti tutti i parcheggi lato monte sarebbero stati tolti anche tutti i parcheggi lato mare. Noi abbiamo salvato tutti i parcheggi lato mare, per quanto riguarda invece il lato monte abbiamo previsto circa 200 nuovi parcheggi che saranno realizzati in tre punti di via Marconi, a Piazza Unione, cioè all'inizio dell'intervento, alla fine dell'intervento, cioè nella zona, per farci capire, dei campi da tennis, e poi al centro di via Marconi. Altre perplessità? Altre perplessità, ci hanno chiesto praticamente di non fare in modo che i posti auto siano posti chiaramente a tempo, e per questo stiamo studiando la sosta oraria che consentirà dalle 8 di mattina alle 8 di sera la possibilità di occupare il posto soltanto per 30 minuti, in modo tale da consentire la massima rotazione possibile dei posti auto. Ci hanno esposto una grande preoccupazione per quanto riguarda i posteggi carico e scarico, e anche su questo stiamo studiando proprio in questi giorni e stiamo trovando la soluzione con un orario predefinito in cui si potrà effettuare il carico e scarico, e oltre quell'orario quel posto sarà utilizzato come parcheggio. L'assessore Cremonese precisa che la questione viabilità non è di sua competenza ma dell'assessore Mascia, che sta seguendo i lavori, ma la sinergia sicura proseguirà e ci saranno altri incontri tra esercenti e residenti per cercare di migliorare il progetto in corso su Viale Marconi.